cari amici, lontani e vicini, da alunno di Umberto Eco alla collaborazione con registi e sceneggiatori come Michelangelo Antonioni, Ermanno Olmi, Ettore Scola, Leo Benvenuti, Ugo Pirro, Furio Scarpelli, Nanni Loi, Sergio Leone, fino ad arrivare in Rai con oltre 100 programmi radiofonici e televisivi. Lui è Massimo Guglielmi. Massimo, per un regista nascere a Venezia che vuol dire? Tu dici che è un segno del destino? Forse sì, può darsi, sì. Ma sai, io con la Biennale di Venezia ho avuto un rapporto abbastanza conflittuale, nel senso che l'unica volta che mi avevano invitato ufficialmente a partecipare con un film in concorso è stato in realtà dopo un'altra vicenda molto complicata e polemica, perché il mio secondo film Gangster è stato letteralmente rifiutato dall'allora direttore Gillo Pontecorvo per motivi esclusivamente politici, anche se poi i pretesti erano altri. E quindi avevo una ferita con Venezia già da un po', con la Biennale in particolare, e quella volta preferii rifiutare per andare invece selezionato al Festival di Berlino. Quindi insomma, no, però ci sono stato altre volte con varie iniziative anche politiche, certo, per convegni, però diciamo nessuno è profeta in patria, insomma. Esatto, un po' così, bravo, hai capito perfettamente anche lì. Ecco, e invece la città di Venezia per te, per l'Italia e per il mondo, cos'è? Guarda, allora, io sono veramente un sangue misto, mi sento forse più legato alle mie radici meridionali. Ho detto, mio padre era napoletano, mia nonna era di Messina, però, e c'ho, diciamo, molta della mia caratterialità vicina al temperamento meridionale. Venezia è una città, come tu sai, molto molto particolare. Io ci ho passato pochissimo tempo da bambino, ovviamente sono tornato, ci torno ancora perché ho una sorella che attualmente vive lì a Venezia da molti anni, lavora lì, è una restauratrice, anche se ha girato il mondo, è stato molti anni in America, ed è un legame che ancora ho sia con la città che con la sorella, ovviamente. Però definire Venezia come una vera e propria città è un po' diminutivo. È un luogo dell'anima, dello spirito, è un luogo dove tutti forse vorrebbero andare una volta per vivere quel tipo di atmosfere, una città galleggiante, insomma. Però sai, guarda, per esempio, c'è un'altra città del nord Europa che assomiglia molto a Venezia, che è San Pietroburgo, in Russia. È una città anche quella circondata dalla neve, ai canali, una città molto più grande. Fatalità del destino, ecco, gli ultimi anni li ho passati proprio lì, a San Pietroburgo, in Russia. Ecco, e visto che abbiamo parlato di quest'altra magnifica città del mondo, San Pietroburgo, lì è nato qualcosa che si chiama Cinemaestro, è una bottega del cinema e della televisione. Due parole in merito, visto che abbiamo toccato la città. Allora, io oltre 10 anni fa ho girato un film proprio a San Pietroburgo, in lingua russa e inglese, è una storia russa ambientata lì, e quindi diciamo che ero stato già molte volte in Russia, più a Mosca che a San Pietroburgo, e mi sono creato una rete di contatti, di persone che mi conoscevano e mi hanno chiesto di portare a San Pietroburgo un'esperienza che io avevo già fatto in altre parti del mondo, come per esempio prima di lì a Rio de Janeiro, cioè una scuola che fosse tipicamente italiana, cioè che insegnasse il tipo di cinema italiano, come si fa. Io ho avuto la fortuna veramente particolare di incrociare nella mia vita dei rapporti con molti autori, come che tu hai già citato, soprattutto gli sceneggiatori, Scarpelli, Benvenuti, Pirro, che hanno fatto la storia del cinema italiano e mi hanno insegnato questo tipo di formula, che è quella, soprattutto Olmi per esempio, che è quella di considerare quindi la scuola di cinema, a parte che il cinema si impara facendolo, andando sui set, questo ovviamente è indispensabile, ma facendolo insieme, come fosse una bottega del Rinascimento, come era la bottega di Giotto, nel senso che c'era un maestro e tanti allievi che poi un po' alla volta però partecipavano alle opere del maestro e ne rubavano i segreti e così potevano a loro volta diventare maestri e così andava avanti la tradizione. Così è stata per il Rinascimento italiano e così in fondo è ancora
per le, diciamo, il modo, le modalità di accostarsi al cinema in Italia. Ecco perché questa esperienza. A San Pietroburgo ci siamo collegati con una prestigiosa università del cinema che si chiama KIT, che non ti traduco adesso l'acronimo, ma che comunque vuol dire cinema, televisione e cose del genere, dove hanno insegnato, insegnano i più grandi registi russi che io ho amato tantissimo, perché io ho amato molto il cinema russo, soprattutto Tarkovsky e Mikhalkov, ma tanti altri, e ultimamente anche questo famosissimo regista che è Sakurov, che è uno dei più grandi registi russi viventi, dove ci siamo incrociati nelle aule. È stato molto interessante per me accostarmi con una cinematografia che ho sempre amato, con una cultura che amo moltissimo, ovviamente da Dostoevsky in poi, ma soprattutto con un paese dove vivono dei cittadini particolari, secondo me, soprattutto quelli della città di San Pietroburgo. Bellissimo. Diciamo che l'artigianalità italiana alla fine si infila in tutti i settori, perché è veramente la grande forza di questa nostra nazione. Senti, tornando un attimo indietro, come membro di commissioni ministeriali e delegato delle associazioni di categoria in materia sindacale, giuridica e legislativa, per il diritto d'autore e in generale per il settore audiovisivo, cosa hai sviluppato? Allora, io sono stato sempre interessato alla politica, diciamo, di settore, nel senso che sono una persona che si è fatta sempre coinvolgere un po' dalla politica, e fin da ragazzo ovviamente ho attraversato fasi politiche anche burrascose come quelle universitarie negli anni 70, come ti puoi immaginare, però mano a mano che, diciamo, la mia carriera è progredita, sono entrato in due grandi associazioni, che tra l'altro una volta erano unite, e dopo la biennale del 69, gli scontri, le contestazioni biennale di quegli anni, si era spaccata in due grandi ale. Una si chiamava ANAC, che è l'associazione ancora esistente nazionale degli autori cinematografici, dove per autori si intendono proprio i grandissimi autori che l'hanno fondata, da Visconti, Rossellini, Citto Maselli, Scola, tutte persone che hanno tenuto alto, insomma, la bandiera del cinema italiano, però a un livello, voglio dire, di autori, cioè registi e sceneggiatori, e quindi era un'associazione che curava molto gli interessi di categoria, quindi a quelli degli autori. E poi ce n'era un'altra, forse anche più numerosa, anzi sicuramente più numerosa, che riguardava invece tutti gli altri aspetti delle professionalità del cinema, cioè i direttori della fotografia, gli scenografi, i costumisti, e quindi, diciamo, era, appunto, come dice il nome stesso, un'associazione più vasta e più democratica. Con lì ho fatto una carriera politica insieme a Nanni Loi, diciamo, un suo assistente prima e anche poi, diciamo, un uomo di fiducia, e lui mi ha investito alla fine della presidenza di questa associazione, poi è morto pochi anni dopo, ma ho imparato moltissime cose da lui a livello proprio di politica. E dall'altra parte c'era Citto Maselli, che ovviamente anche era un regista di Mava e che mi ha chiesto spesso di tornare poi nell'associazione dell'ANA, che, diciamo, per queste due associazioni ho lavorato molti anni, soprattutto per migliorare la politica. Io volevo che fosse una politica il più limpida e trasparente possibile. Ci sono riuscito fino a un certo punto, poi ho deciso. E poi è politica, vero? Senti, il tuo partecipare continuo a convegni e dibattiti storici e culturali, in particolare sul cinema, storia e resistenza, quale peso aggiunge alla storia e alla stessa politica che abbiamo appena lasciato? Sì, oddio, adesso non voglio essere presuntuoso sicuramente, però ho avuto l'occasione, soprattutto col film che ti accennavo prima, che si chiama Gangster, che è un film sulle lotte partigiane, più che sulle lotte partigiane, sul dopoguerra e quello che è successo nei mesi successivi. È un film che ha fatto molto scandalo, anche politicamente, ha avuto molti, molti nemici, proprio anche all'interno di queste categorie che ti ho detto, soprattutto dell'ANAC, perché apriva una pagina, una ferita, diciamo, di quella che è stata una pagina a sinistra, diciamo, della lotta partigiana, e quella che si può definire la normalizzazione di Togliatti, che nel dopoguerra ha fatto un patto, diciamo, politico e anche di partito per riallinearsi con la Democrazia Cristiana e liberarsi di quelle che erano le frange estreme della lotta partigiana, ossia di quei partigiani che avevano creduto soprattutto in una rivoluzione più che in una liberazione dal nemico. Cioè speravano che la società che nascesse dopo la guerra fosse una società
democratica, più vicina agli interessi delle categorie dei lavoratori. Ma aggiungo, tutto questo sta in un grandissimo saggio di Pavone, che si chiama Una guerra civile, appunto, che mi ha aiutato in quegli anni a difendermi da molti attacchi politici, anche all'interno del partito allora comunista, poi oggi democratico, cioè un partito che ha fatto fatica a digerire quel momento della storia. Ecco. Certo. E le mie partecipazioni sono state sempre molto diciamo, polemiche, forse contro un establishment di pensiero. E quegli storici che hai citato prima, li ho incontrati moltissime volte, proprio perché questo film ha innescato un dibattito che allora era ancora poco conosciuto. Ecco, in questo senso penso di aver dato il mio contributo. Ma questa è la vera forza, la vera libertà dell'espressione di chi vive nell'arte e per l'arte. Tu intanto insegni nei corsi, seminari, masterclass e stage di regia e sceneggiatura cinematografica per istituti pubblici e privati, nazionali e internazionali. Quale responsabilità? Allora, quello dell'insegnamento è una cosa strana, perché io sono figlio di insegnanti, mio padre è un professore di storia e filosofia, mia madre è un'insegnante di lettere, e io ho avuto un rapporto con la scuola molto difficile, perché ero in quegli anni, insomma, finché ho fatto il liceo, diciamo così, un cosiddetto contestatore, una testa calda, e anche all'università. Avevo giurato nella mia vita di non rimettere mai piede in un istituto scolastico. In realtà poi mi sono reso conto che quando hai forse accumulato un po' di esperienze nel tuo mestiere, e se hai la capacità di comunicare con gli altri, soprattutto con le nuove generazioni, se sei in empatia con loro, forse è una piccola missione che uno potrebbe anche esimersi, voglio dire, non è che poi voglio dire insegnare sia di per sé, no, è gratificante sicuramente, però insomma, non è nemmeno totalmente relativo. Per esempio, in questo momento sto facendo un corso, anzi un laboratorio totalmente gratuito, in collaborazione con un reparto di neuropsichiatria qui dell'ospedale di Cagliari, dove i nostri allievi sono dei giovanissimi adolescenti con problemi, diciamo, psichiatrici anche abbastanza importanti. Ed è una cosa molto bella questa che sta succedendo, perché per me la didattica e il cinema e l'espressione cinematografica può essere anche terapeutico, in fondo lo è per tanti registi che forse, certo, se non avessero fatto il cinema sarebbero impazziti. Oppure pensa a uno come Bellocchio, voglio dire, che è pieno, voglio dire, il suo cinema di psicanalisi, di analisi, di relazioni con psicanalisti. Insomma, il cinema è pieno di rapporti con l'analisi e la psicanalisi. Qui però è un laboratorio con ragazzini molto giovani che si stanno accostando a questo linguaggio, e per me è molto bello e gratificante lavorare con loro. Ecco, maestro, di nome e di fatto, a quale film sei più legato? Allora, se parli dei miei, ovviamente, sì, dei tuoi. Cioè, i miei film sono stati molto diversi uno dall'altro, molto sofferti, sono tutto quello che ho fatto nella mia vita, me lo sono veramente conquistato con l'unghia e con i denti. Non mi ricordo mai un progetto comodo, come diceva uno dei miei produttori, Minervini, diceva: tu sei scomodo, stai scomodo. Sì, stare scomodo è una mia caratteristica, mi piace stare scomodo, mi sono sempre occupato anche di argomenti scomodi, appunto, e forse anche per questo sono ancora abbastanza combattivo. Devo dirti che sinceramente non c'è un film del genere, uno dice l'ultimo. Il mio ultimo film è ormai 10 anni, quindi come posso essere affezionato? Sì, sono affezionato come a dei figli. Ti devo dire una cosa strana che mi è successa nella vita. Tu sai che si dice spesso che realizzare un film è come far nascere un figlio. Beh, a me è successa un po' una cosa strana, perché ho girato il mio primo film, Rebus, tratto da un racconto di Tabucchi. Certo. Ho cominciato a girare nell'87, l'ho finito nell'87. Nel 90 è nato il mio primo figlio, Enrico. Poi nel 92 ho girato Gangster, che era il mio secondo film, forse il mio secondo figlio, e subito dopo è nato il mio secondo figlio, 93. E poi così è successo anche per il terzo, è nata la mia terza figlia, insomma, non lo so, un film, un figlio, un film, un figlio. Certo.
Ho partorito molto, forse. Certo, hai partorito di tutto, dai figli ai film, sempre con la lettera F d'altronde, è vero? Tra l'altro, sì. Senti, è bella sta posizione, così abbiamo il viso in vista totalmente. A quale documentario invece sei più affezionato? Se si può usare, uno si affeziona a tutti, non c'è un figlio migliore dell'altro. Puoi alzare la testa, meglio ancora. Dicevo, i documentari sono un altro aspetto. Io mi sono queste giornalistiche, anche di reportage, sempre di cose abbastanza scomode, tra virgolette. Tra l'altro, vuol dire della morte abbastanza misteriosa di un giornalista in Tbilisi, in Georgia, che si chiamava Antonio Russo, un giornalista dimenticato completamente, in cui per una serie di coincidenze ho potuto occuparmi andando a fare lì un viaggio a Tbilisi con una copertura diplomatica. Sicuramente quella è stata un'inchiesta che poi ha portato al mio quarto film, che si chiama L'inquilino di via Nicolazze. Quindi il primo documentario che ho realizzato su di lui è sicuramente stato un documentario importante nella mia carriera, ma prima, poco prima, ne avevo realizzato uno sulla morte di Pasolini. Sulla morte di Pasolini, con una prospettiva e un'ottica anche lì un po' così scomoda, perché era legata a una teoria di un suo grande amico pittore, che era Zigaina, che aveva già seminato un po' di inquietudine negli amici, tra virgolette, di Pasolini, perché il mondo è pieno di amici di Pasolini che dicono: io ero un amico di Pasolini, da Bertolucci alla Bella, persone che hanno messo un po' il cappello sull'eredità culturale e politica di Pasolini, ma in realtà non ci sono riusciti, perché era una persona estremamente eclettica e un personaggio straordinario, come sai. Ma in particolar modo su questa questione della morte di Pasolini, questo Zigaina aveva ipotizzato un teorema assolutamente così inconsueto, per cui, poche parole, lui sosteneva che Pasolini aveva già scritto in tutte le sue opere, prima di morire, come sarebbe morto. In quelle circostanze, in quel luogo, in quell'occasione, c'erano tracce nella sua poesia, nel teatro, nei film stessi che lui aveva fatto. Ed lui aveva messo insieme questa visione assolutamente libera e, devo dire, anche abbastanza inquietante, che però aveva una logica stringente e delle prove veramente così da brividi. E questo documentario quindi è un documentario che non è mai stato venduto o visto in Italia. Per fortuna ha avuto una distribuzione internazionale proprio della SACIS, che invece lo ha venduto in moltissimi paesi. E anche lì, come è capitato per altri lavori che ho fatto, voglio dire, in Italia sempre poco visto, ma per fortuna in altri paesi mi è capitato di lavorare, come la Russia, l'Australia, il Sud America, la Georgia, i paesi dell'est. Per fortuna i miei film sono arrivati magari anche solo con le vendite televisive, o comunque i premi, perché comunque qualche premio l'ho preso anch'io all'estero, e sempre per Nemo profeta in patria. Quindi anche il documentario di Pasolini è un documentario a cui sono molto legato. Opere migranti, chiamiamole così. Mi sono occupato di un altro caso scomodo, che era la conquista del K2, che era la storia vera di Bonatti e quello che gli era successo, ancora non era stata raccontata. Anche lì, su questa vicenda, vuol dire, ho avuto molti problemi in Italia, ma alla fine io ho realizzato un documentario che è molto particolare, perché sono riuscito a intervistare quasi tutti i partecipanti all'ultimo assalto, e quindi quelli che sono arrivati in cima, in vetta, Compagnoni prima di morire aveva 92 anni, la Cedelli un anno prima che morisse ne aveva 86, tutti quelli che hanno partecipato. Ed era una testimonianza che, proprio perché poi oggi non ci sono più e da molto tempo, dicono quello che ricordano di quell'episodio. Certamente. Senti, questi riconoscimenti che tu hai ricevuto sono tutti importanti, ma c'è sempre quello che diventa il tatuaggio al sangue, perché l'anima viva. No, guarda, io ricordo che tantissimi anni fa, proprio alla Biennale di Venezia, quando lavoravo per la radio, con un programma di spettacolo alla radio, mi capitò di intervistare un grandissimo regista, secondo me, che era Ferreri, il quale, con la sua ironia, era un uomo molto caustico, mi disse una frase nell'intervista, perché tutti i giornalisti chiedono sempre ai grandi registi: allora vuole vincere il Leone d'Oro questo film, cosa succederà? E lui, che era un uomo di ironia straziante, devo dire, disse: ma cosa ti credi? Guarda, i premi nel cinema mi ricordano, sai, quelle patacche che mettono sui formaggi, premiato qui,
qualcosa lì, faceva questo paragone per dire che alla fine i premi sì possono da gratificare soprattutto le personalità che sono autoreferenziali. Sicuramente fanno bene i premi, voglio dire, ti fanno bene qualcuno ti riconosca che il tuo lavoro è valido, però il premio migliore in genere, per esempio io credo che il premio, tu mi hai chiesto qual è stato quello che mi ha colpito di più, mi è stato dato a un piccolissimo festival che poi è diventato un po' più importante, che si chiama il Festival dell'Amore a Mons nel Belgio, e la cui giuria erano solo dei ragazzi che venivano giovanissimi, che venivano dalle scuole di cinema di mezza Europa, e quindi non erano i giurati che ci sono normalmente, e sappiamo benissimo quanto pochi siano nelle grandi giurie dei grandi festival, erano dei ragazzi che guardavano il cinema, lo stavano imparando, facevano la scuola, mi diedero il premio della giuria appunto con una motivazione bellissima, me lo ricordo, ce l'ho ancora scritta da qualche parte, forse quello è il premio a cui tengo di più. Certo, e partiamo, un naso in salita, Gino Bartoli, la sua storia vera ma piena di bugie, ancora oggi dette tempi alle pedalate della vita, è sempre tutto da rifare, come diceva il toscanaccio? Guarda, anche lì è stata un'occasione strana, l'allora direttore di Rai 3, che era un mio amico che mi stimava perché era stato nella sezione cinema di Rai 3 e adesso poi era diventato, si chiamava Sant'Almassi, era un giornalista, mi chiamò e mi disse: guarda, sappiamo che Gino Bartali non ha molti giorni più della vita, vorremmo fargli un'ultima intervista, perché non te ne occupi tu e magari racconti la sua storia. E così andai a Firenze, feci questa lunga intervista anche a lui, perché ho intervistato tanti, appunto, oltre ai reduci del K2, anche Bartali, che poi è morto pochi mesi dopo. E ho notato una cosa in tutte le persone anziane che a fine vita, diciamo, che avevano un passato complesso, una storia importante da raccontare, che tutti tendono a, con gli anni, a fissare un'opinione della loro storia che è personale, non è mai veramente obiettiva. E quindi mi venne in mente questo titolo perché quando frequentavo il DAMS a Bologna uscì un libro molto divertente a cui io devo tantissimo, che era di Enrico Palandri, uno scrittore ancora vivo che ringrazio sempre di aver trovato questo titolo bellissimo, che allora era allora, storia vera piena di bugie proprio. Io l'ho copiato praticamente perché sentivo che Bartali aveva raccontato la sua vita in parte vera ma in parte piena di bugie, e soprattutto non voleva raccontare la cosa più eroica della sua vita, che era raccontare i documenti nella bicicletta di tutti gli ebrei che poi sarebbero stati salvati, ma alla fine me lo disse questa cosa, ma si vergognava molto di questa cosa qui. Ecco, ho questo ricordo molto simpatico di Gino Bartali. Ne feci un adattamento radiofonico che mi piacque molto, che era una storia non solo sua ma anche del suo rapporto con Coppi, è una storia dell'Italia in realtà, prima e dopo la guerra, perché non so se lo ricordate, Bartali è stato il campione assoluto del ciclismo e un eroe nazionale sia durante il fascismo che durante la guerra, ma aveva qualche anno più di Coppi, invece Coppi è stato l'eroe del dopoguerra. Le loro carriere si sono incrociate, e devo dire una cosa, che c'è un grande giornalista, Mura, Gianni Mura di Repubblica, Gianni Mura, sì. Ci manca molto, che fece una recensione breve ma molto bella sul libro, che mi ha sempre molto gratificato quella recensione, perché era un uomo che io stimavo molto, e parlare di Bartali, credi, ne hanno parlato tutti, non è facile, insomma, era un libro particolare quello. Certo, e ha avuto un certo successo. Senti, il tuo rapporto con Leoli è prima del 22 agosto di quest'anno, nella serata di Santa Marina Salina. Allora, è successo questo. Come tutti i cinefili che mettono piede a Salina, viaggiano un po' di qua, un po' di là, con uno scooter elettrico mi è capitato di arrivare a Pollara. E quindi la prima domanda è stata: ma dove sarà la casa del postino? Ed è successo questo, che c'era il cancello aperto, c'era una stradina che io non sapevo neanche portasse a casa sua, e mi sono infilato lì dentro e mi è apparsa sta casa, e mi è apparso il film di Tuttisi, ed era esattamente come 25 anni fa, grazie a Pippo. E pochi minuti dopo è salito lui, era lui, e io non sapevo neanche chi fosse, e mi ha detto: ma che ci fate qui? Era un po' storto ovviamente, perché tante volte che mi è capitato di trovare gli intrusi lì, ma insomma in poche scambi di battute ci siamo piaciuti veramente subito, forse è stata
un colpo di fulmine, nel senso che mi è piaciuta come persona, io forse gli sono piaciuto, ed è partita così. Gli ho detto: perché non ti va di fare quattro chiacchiere di tutte le tue vicende che cominciava a raccontarmi? E così, con un telefonino che c'avevo dietro, un iPhone, ci siamo trovati il giorno dopo e lui si è messo a chiacchierare con questa grande disinvoltura. Quando io ho montato questa cosa, gliel'ho fatta vedere e lui era molto, molto contento. Non mi era mai successo di trovarmi con un giornalista così, ma guardi, non era neanche un giornalista. Alla fine di questa cosa è nato il 22 agosto, è nata questa voglia di dedicare una serata, un omaggio a Pippo, che fosse sia un omaggio all'artista, perché è veramente un grande artista, ma soprattutto un combattente, una persona che, come tu hai intervistato molto bene, ha rischiato tantissimo, ha rinunciato tantissimo per dei valori che io condivido, valori che sono suoi, sono anche miei, penso siano anche tuoi. Ecco, e proprio parliamo di questa intervista che hai registrato insieme alla giornalista Emanuela Rabito con Pippo Caffarella. Cosa è venuto fuori per l'arte, per l'uomo artista, per gli isolani e per le Eolie? Perché è venuto fuori tanto? Guarda, io credo che abbiamo mosso un po' i sassi. Abbiamo smosso un po' i sassi. La cosa che mi ha colpito di più nell'incontro con Pippo la prima volta, e anche quando, diciamo, abbiamo cominciato a chiacchierare davanti a un registratore, chiamiamolo così, forse è il fatto anche che non eravamo una troupe con le luci, le telecamere, eravamo così, solo io e lui che parlavamo, una conversazione. Acqua e sapone. Una conversazione, esatto, che alla fine quest'uomo mi ha immalinconito, mi ha intristito, perché sentivo che aveva, disse questa frase: io ho un bel rapporto qui con la natura, ma quello che mi manca è il rapporto umano, perché i miei concittadini mi hanno isolato, mi voltano la faccia, non mi salutano, e soffriva di questo. Ho cercato di ricucire questo strappo, cioè di farlo riconciliare almeno con una parte della popolazione di Malfa. E io penso che ci sono riuscito a metà, ovviamente, perché la manifestazione ovviamente doveva essere fatta nella piazza di Malfa. Ho fatto di tutto perché questa sindaca, che si chiama Clara Rametta, sì, ho già cancellato il suo nome purtroppo, ci desse la possibilità di farlo. Non chiedevo grandi cose, lì loro hanno fatto, fanno continuamente manifestazioni, non voglio dire milionarie, ma insomma voglio dire con dei grandi budget. Ricche. Piuttosto ricche, sì, quando serve, difatti, soprattutto per premiare come premiopoli personaggi che secondo me non lo meritano assolutamente, invece negando a Pippo quello che è di Pippo, cioè è una persona che ha onorato il suo paese e lo onora ancora e ha fatto di tutto perché il suo paese restasse il più in alto possibile. Parlo di Pollara e di Malfa. Certo. Quindi, ma con molta amarezza ci siamo trasferiti come degli esiliati all'ultimo momento in un'altra località. In un altro comune. Che è Santa Marina, grazie a un sindaco molto più, diciamo, sensibile e meno, diciamo, interessato a che non avvenisse quell'avvenimento, perché ecco, questo volevano. Ecco, da uomo di cultura, però, hai avuto l'impressione che a Malfa, con l'uso di una cultura spropositata, si vuole coprire tutto quello che c'è sottoterra? Assolutamente sì, sembra una macchina da guerra del consenso per legittimare personaggi che di fatto stanno saccheggiando quel luogo. Ed è strano che l'amministrazione si schieri con persone così e che cerchi in tutti i modi di boicottare in maniera anche trasversale, anche in maniera, devo dire, iniqua, e anche utilizzando il potere pubblico che gli si dà come amministratori. Parlo un po' di tutta la giunta attuale di Malfa, perché certo, quello che mi ha impressionato di più è il cosiddetto assessore alla cultura e che è anche vice sindaco, che ha praticato un vero e proprio ostruzionismo nei nostri confronti affinché quella manifestazione non avvenisse, tirando fuori continuamente dei pretesti ridicoli, tipo che le date erano occupate e poi si scopriva che erano di un mese dopo, non sapevano neanche quando potevano far finire che fosse una manifestazione che gli dava fastidio. E poi fastidio di che? Noi volevamo solo passare una serata con il pubblico, far conoscere meglio Pippo, dargli voce e dare anche agli altri la possibilità di parlare. Era un incontro pubblico, come sai è stato un incontro pubblico dove chiunque poteva parlare e dire la sua.
Ci siete riusciti perfettamente comunque, perché avete aperto un solco in mezzo a questi vigneti dove si semina forse malvasia e malavitosità, altre due M della vita siculo-mafiosa. Senti, un registro della tua levatura nell'isola adottata dai fratelli Taviani, quale scena è d'obbligo girare? Senti, nelle isole, in tutte le isole Eolie, tu sai che sono arrivati i registi, D'Antonioni, Rossellini, Taviani, appunto, Moretti, tutti hanno pensato di girare qualcosa lì. Io so una cosa però da regista, che ognuno prima di girare un film ha qualcosa nella testa che ancora è un po' confuso, non sa bene cosa sia. E il miracolo che succede alle Eolie è che si concretizzano questi sogni dei registi, trovano lì qualcosa che hanno già nella testa e quando l'hanno trovata non l'abbandonano più. E per quello c'è qualcosa di veramente straordinariamente magico per il cinema, per il sogno, per la poesia, per lo spirito, per l'anima. Queste sono le parole che bisognerebbe continuamente usare per quei luoghi. E c'è una storia, e c'è una storia che è millenaria, e c'è una natura che è per fortuna ancora quasi incontaminata. E tutto questo per il cinema è linfa vitale. Ecco perché tutti i registi che hanno lavorato e che vorrebbero lavorare, continuerebbero a lavorare. A me è capitato di girare pochissime inquadrature come 50 o 70 anni fa. Si va lì e si gode di questa cosa e ti scattano dei colori, delle emozioni, tu hai a registrarla che è già pronta. E se più c'è di mezzo Pippo, forse tutto questo è ancora più interessante. Certo. Massimo, visto che ci siamo nell'argomento, ma secondo te, che ha girato il mondo, girando fra le altre cose i tuoi film e i tuoi documentari, i tuoi reportage, quali rischi corrono queste Eolie politicamente frequentate d'estate ma tecnicamente abbandonate d'inverno? Allora, il rischio potrebbe essere alto, voglio dire, se non ci fossero, non si raccogliessero intorno a personaggi come Pippo Caffarella dei consensi, delle attenzioni, perché quello che ho notato, per esempio, anche da questo episodio che è capitato a noi questa serata, il rischio è alto quando c'è omertà, quando c'è disinteresse, quando, diciamo, si è concentrati nei beni effimeri della vita. Io durante il lockdown, primo lockdown l'anno scorso, ero a San Pietroburgo e anche quella è una società pericolosamente indirizzata verso il consumismo, il denaro, l'accaparramento, anche, diciamo, illegale, anche quella società come un po' la nostra. Eppure ho lanciato questo progetto che era sui 10 comandamenti, ispirato al decalogo di Kieslowski. Perché? Perché ho pensato che in un periodo come quello del lockdown sembrava che avessimo perso tutto. Ma cosa avevamo perso? I beni materiali, in realtà, no? Sì, certo, anche un po' la nostra libertà, ma restare così vigili contro una pandemia come quella ci aveva permesso anche di riscoprire i nostri valori umani, qualcosa, riascoltarci dentro, stare in silenzio con noi stessi, con le poche persone con cui potevamo avere relazioni. Tutto questo è una riscoperta dei veri valori umani, che non sono quelli appunto del denaro, dell'accaparramento, del diventare ricchi, possedere oggetti, cambiarli, buttarli, sopraffare gli altri, non permettere che ci sia un minimo di equilibrio sociale, perché questo è quello che è brutto. Io non ho in particolare le ricchezze, non sono interessato alle persone che accumulano ricchezze, sono affari loro, si renderanno conto quando moriranno, come dice un vecchio saggio romano, anzi romanesco, la bara le tasche non ce le ha, quindi non si possono portare il loro denaro dall'altra parte. E non emette però neanche lo scontrino fiscale. Devo dire, verso la povertà, verso le persone che soffrono, verso le persone che non hanno niente, voglio dire. Ecco, forse la società dovrebbe prima o poi esprimerlo questo equilibrio. Ecco, tiriamo fuori quel ricordo del cuore, del viaggio di nozze dei tuoi genitori e della nonna sopravvissuta al terremoto di Messina, prima di chiudere. Lasciaci con, sì, questi ricordi.
È una cosa strana perché io la Sicilia non, è una regione che non avevo molto frequentato e proprio per questo sono, ho deciso di venire a passare un po' di tempo, diciamo, qui da voi, insomma, in Sicilia. Perché volevo conoscerla meglio, volevo conoscere meglio i siciliani, mi piacciono molto, sono accoglienti, simpatici, allegri, diciamo, quando non hanno certi aspetti inquietanti, ma sono in genere persone meravigliose, insomma, secondo me. E anche la Sicilia è una regione meravigliosa. Stranamente mi sono ricordato, non è che me lo sono ricordato in quel caso, ho pensato che in fondo mia nonna, che mi ha sempre voluto bene, sarebbe stata contenta che io avessi passato un po' di tempo di più vicino alla sua città di origine. E l'altra cosa curiosa è che i miei genitori si conobbero a Urbino, all'università di Urbino, poco dopo la guerra, e quando decisero di sposarsi, si sposarono nell'arco di 3 mesi. E mio padre, credo, fece conoscere il sud, voleva fare conoscere il sud a mia madre, che era una donna del nord, molto del nord, anzi che aveva viaggiato poco. E credo che questa scelta di un viaggio di nozze alle Eolie, a Lipari, in quel caso, sia stata molto bella. Io ho delle fotografie, ovviamente, del loro viaggio di nozze. E la cosa che ho pensato, la prima cosa, che sono nato 9 mesi dopo, quindi in qualche modo forse sono stato percepito lì e quindi qualche radice in qualche modo ce l'ho anch'io. E questo si vede nei tuoi occhi in tutto, perché Massimo Guglielmi è l'uomo che posa gli occhi come macchina da presa usando il microfono incorporato. Tocca sempre i punti essenziali della vita, dei territori, e riesce a intuire il coraggio separandolo dalla speculazione del momento. Tutto frutto del magico momento. Ciak, si gira. Ecco perché la prima è sempre buona. Con il dottor Massimo Guglielmi salutiamo gli ascoltatori e lettori del notiziario, sparsi in oltre 100 paesi del mondo, e il webmaster Massimo Pagliaro. Grazie Massimo, grazie, alla prossima. Grande parole. Verità e grande sincerità nelle tue espressioni, te ne siamo grati, noi delle Eolie. Alla prossima. Grazie. Grazie veramente.